Buongiorno amici del Terme Padel Center, siamo qui con Gigi Totaro, la crisi nera continua, rientrato da Manchester, sconfitta pesantissima oggi contro Fraticello Manganelli. Che match hai visto? Ma crisi nera, insomma, comunque all'inizio del torneo diciamo che il bilancio è ancora positivo, perché su 7 partite fatte, 4 vittorie, 3 sconfitte, abbiamo abbastanza equilibrato il nostro percorso. Oggi siamo entrati in campo molto contratti e la testa era altrove, il fatto che non riusciamo a gestire le situazioni critiche della partita e di conseguenza gli avversari, lasciamo campo libero agli avversari. Inoltre c'ho il compagno che non è proprio in formissimo in questo periodo, e i suoi numerosi impegni lo portano a stare con la testa da un'altra parte. Qual è la medicina per far rinascere questa cosa? Weekend, riposo, dove? In famiglia, al lago. Al lago piove, pieno silenzio, dove non c'è nessuno, ecco. Con le pecorelle. Lontano dal cellulare, lontano dai computer, lontano dai mail, da tutto. Come sempre concludiamo l'intervista con un messaggio a Gianluca Grancini. Sì, io praticamente non vedo l'ora di questa sfida con Gianluca Grancini, che è un po' il pioniere di questo sport, è il suo compagno, diciamo il Tristan del padel, perché non ha delle regole precise, è un giocatore atipico, è difficile da contenere, quindi non vediamo l'ora di affrontarlo. Ti ringrazio dell'intervista, ciao Gigi Dota.